Sanchez ancora per D'Ambrosio. Lontana non bene l'Inter, Bairami punta, scarta in qualche modo Brozovic, poi Luperno! Mamma mia, D'Ambrosio deve fare sempre il portiere, deve fare. Che giocata! Mamma mia! La stoppata orientandosi, si è trovata lì a calcio, dopo il dribbling di Bairami, qua vediamo stoppa, fa anche una grande giocata perché chiude il tiro. Sì, sì, Andanovic se l'ha buttato dall'altra parte, Andanovic. Questa palla corpo morto salva un gol già fatto per l'Empoli. No, non l'ha fatto al cappella, però si era buttato dall'altra parte. Marca uomo l'Inter, c'è un trenino dell'Empoli in mezzo, calcio d'angolo, primo palo. Che ci prova, che ce l'ha nella testa questo movimento, deve solamente cazzo di palla gli ha dato. Sbaglia Andanovic, non aveva molti riferimenti. Bandinelli inventa profondo con il raga, adesso quanto ci scommettete che gli dà il rigore col VAR? Si lamenta l'Empoli. Quanto ci scommettete che gli dà il rigore col VAR? Altra chiusura, c'è stato un contatto d'Ambrosio e quello là profonda, e ma non si possono dare quei rigori lì, dai. Una palla persa un po' generalmente da parte dell'Inter. L'Inter gioca nonostante Pinamonti si atterra nella sua area di rigore. Cross di Darmian, cercare Sanchez, un Lautaro Martinez, poi fallo di Darmian, si ferma il gioco, fischia Chiffi. Guarda lì, vanno subito lì le merde. Nel gol di Felipe Anderson, deciso di non fermarsi. Secondo me protestano più sulla situazione di dell'attaccante Pinamonti per in area di rigore. Ma vai a cagare, va Pinamonti, porca puttana, meno male. Sanchez ancora per D'Ambrosio, proprio lui, Danilo D'Ambrosio. D'Ambrosio ha fatto sì, perché già lo sapevi, recupera la palla bellissima, ha segnato D'Ambrosio 1-2, inserimento stupendo e gran gol di testa. Dai, Danilone, proprio lui! Meritato questo vantaggio con questa grande giocata, ma Sanchez anche qua si gira. Ma Sanchez che palla gli ha messo, Sanchez! Oh, Danilone, figa, che gol ha fatto di testa sul secondo palo, il pallonetto. Quando arriva è incredibile. Porca troia! E qui Vicario non può nulla. Però che palla gli ha messo, il Nino, meraviglia, scavettino, opla! Prelibato di Alexis Sanchez, l'ha vista arrivare, ha perso un attimo il tempo e poi è inciampato un po' dopo la conclusione. Porca troia, doveva fargli lo scavettino, doveva fargli tipo Lopez. Bastoni, vai. L'ultima occasione del primo tempo perché non ci sarà recupero. Di Marco, tiene vivo la palla. Toro centrale. In bocca a Vicario, finisce così il primo tempo, 1-0 per l'Inter, decide fin qui il colpo di testa di Danilo D'Ambrosio. Premio spot e torniamo. Boom. Aprite le gambe, sì. Buon primo tempo, fondamentale chiuderlo in vantaggio, ditemi voi. Adesso leggiamo un po' la chat. Come vi è sembrato questo primo tempo? E adesso ci prova facendo salire anche i suoi difensori. Luperto, Ismaili accoppiati. Calcio d'angolo, palla sul primo. Ma cosa cazzo vuole? Con Gagliardini. Lautaro, la dà larga. Buttalo fuori! Buttalo fuori, Rosso! E che cazzo! Ma stiamo scherzando! Di fargli male. Pezzo di merda, vai via, va! Far male al giocatore, in cui porta. Porco Giuda, ma ti pare il modo di entrare? In ritardo, poteva leggere la situazione. È andato a colpire alto. Cioè, guarda lì che cazzo di intervento ha fatto, Dio buono, ma sei stupido. Ha fatto il male sul contatto, ma è come fai cadere il giocatore avversario. Porca troia. La torsione che ti costringe a fare, rischi veramente che nella caduta ti fai male.
Si avvicina Brozovic, palla per lui, al limite. Tira. Barella, vediamo se calcia, la sposta. Ancora tocco per Brozovic. Poco spazio per andare in porta, allora si va a destra. Darmian, finta su Parisi, lo manda a vuoto. Cross. Taglia palo! Puttana la galera il palo. Colpito da Gagliardini. Bella manovra dell'Inter. L'Empoli lo si segnava anche il Gaglia. Bravo nell'uno contro uno a saltare Parisi. Gagliardini si dice con i tempi perfetti. Ha spaccato il palo di testa. Zurkowski, Bandinelli. Per questo e ha bisogno. Barella. Affrontato da Assa. Toro! No! Ma che cazzo ha preso? Che tiene ancora il punteggio sullo 0-1. Che cazzo ha preso sta merda, Vicario? Bellissima parata, Vicario, ancora una volta. Barella quando sprinta. L'attore si mette le... Neanche lui ci vuole credere. Porca puttana, neanche l'aveva fatto... Cioè, l'aveva colpito... Vabbè, potevi angolarlo un po' di più, Ma Cristo... Davvero grandissimo istinto. Mamma mia, Vicario. Sta confermando sempre di più. L'ha staccata anche bene. Valore e spessore. Peraltro non era facile perché la palla gli rimbalza esattamente davanti poco prima che arrivi dalle sue parti. No, li prende velocità. Lautaro. Taglia Darmian. Lautaro poi resiste, poi vai Di Marco! Proprio lui! 2-0 per l'Inter. E allora! Di Marco il gol. Sì! Grande giocata. Velocissima la vera. Zaghi un po' più sereno. Andiamo Di Marco, Di Marco. Dominando la partita già dal primo tempo, poi con l'inferiorità numerica. Giocatore tifoso interista, felicissimo Di Marco. Il secondo gol con la maglia della... meno male, anche perché Federico Di Marco qui. Bravo l'assist. Oggi gli attaccanti assist man per i difensori. Mette una gran palla. Di Marco non è proprio il difensore. Di Marco puntuale. Bella la palla di Lautaro. E forse per metterla in ghiaccio. Secondo gol, come detto, dopo quello molto bene. Maraviglia veramente. No, deve segnare Gagliardini, deve segnare. E poi negli ultimi mesi per tutti... per una condizione fisica non al top. Aveva quasi ereditato. Chi l'avrebbe mai detto? Però noi ci credevamo fin da quest'estate a Di Marco. Si era portato da Manchester. Sì, infatti un po' Conte l'aveva un po' tirata via verso la fine, poi è ripartito ancora infortuni. Di Marco. Gol! Sul secondo palo, l'ultimo Gagliardini. Probabilmente Gagliardini. L'ho chiamato! L'ho chiamato! Probabilmente. L'oracolo! Sempre io! E sono tre! E il Gaglia! Entra dentro per Gagliardini. Porca troia, mi faccio paura da solo. Bella toccata con la spalla, secondo me stanno andando a controllare. Cos'è che vogliono? Cos'è che vogliono? Di Marco arrotato dentro. Ha fatto così, Lui allarga. Ha fatto così. Risulta tantissimo perché fa proprio il movimento di allargare il braccio. Presa con la spalla, inizialmente indica un punto, poi piano piano va un po' più sotto. È come quando... ancora no, il colpo del pallone. Come quando sei bambino, dici, fin dove è? Fallo di mano, fino a qua, fino al gomito, a seconda di dove l'hai presa. Va, vanculo, Gagliardini, va. Mi hai rovinato la predizione, porca troia. Vai a segnare di mano. Ammonito anche. Eh sì. Perché ha segnato con la mano, col braccio. Porca puttana, questa era la clip del secolo. Bastoni mette fuori il pallone. Ultimo quarto d'ora al Castellani di... Noi ci vediamo domani pomeriggio con le pagelle, magari andremo a recuperare le interviste del post partita, che qua io ero qua che aspettavo, ma ancora più parlo. Magari sono nel canale sbagliato. Buonanotte a tutti, a domani, forza Inter sempre e comunque. Un abbraccio, grazie per chi è stato con me fin dal pomeriggio con la gufata e con la reaction della partita. Forza Inter, ciao.